Concludendo, il comune si dichiara il comune libero dalla chimica e prende una posizione netta e decisa anche rispetto delle generazioni future, e così facendo si recuperi tutta assieme, almeno in parte, un po' dell'onore perduto. Poco tempo fa sono emersi dei fascicoli rimasti ben nascosti negli scaffali della regione per ben 12 anni, dove si evince che 900 tonnellate di rifiuti di lavorazione contenente oltre 70 sostanze inquinanti, tossiche, cancerogene, eccetera, sono ancora lì, in quell'aria, stivati in dei bidoni. E come se non bastasse, un'altra fabbrica chimica pericolosa, la SICA, si insedia nella zona di Pantanizzi, distante 300 metri dalla precedente e ancora più vicina alle case, quasi attaccata. Quindi intervento diretto a chiedere alla regione l'immediata bonifica dell'area, come abbiamo detto, dell'ex BB, e poi la stessa SICA come la ex BP non potevano insediarsi nella zona, di cui alcune però sono cancerogene, sono teratogene, sono tossiche, ammazzano il feto, sono esplosive. Vengono per tutta Siderno, ecco perché deve stare anche Siderno, deve essere attenzionata in quanto tutti i cittadini, in quanto il problema non è solo di Pantanizzi, ma è di tutto Siderno e dell'ambiente della zona. Nei registri tumori si parla pure del mare inquinato, purtroppo non voglio allarmare i cittadini, ma queste cose li abbiamo saputo da oncologi, i quali poi riferiranno sul registro tumori se si sarà fatto o meno. E allora, quindi la ditta per noi non ha mantenuto gli impegni con i cittadini, perché la ditta per anni ha lavorato senza prescrizioni e quindi immettendo dell'aria delle sostanze, forse non possiamo dire cancerogene, ma comunque tossiche per l'ambiente, nocive per gli occhi, nocive per il bronchio dei cittadini, eccetera, eccetera.